La parrocchia di San Luca Evangelista a Villa Pigna di Folignano festeggia i propri 50 anni. Tanto infatti è trascorso da quel 29 giugno del 1974, data della sua fondazione, e sono state organizzate alcune iniziative appositamente per celebrare al meglio questa ricorrenza. Appuntamenti presentati in conferenza stampa dal parroco Don Francesco Fulvi, da Don Gianmarco Lupini, alcuni membri del Consiglio Pastorale e dai componenti del Comitato Festeggiamenti. Il 29 giugno, che quest'anno fortunatamente cade di sabato, faremo una messa all'aperto in piazza Simon Bolivar qui a Villa Pigna, presieduta dal nostro vescovo, Monsignor Giampiero Palmieri, cui seguirà una cena comunitaria alla quale già si sono iscritte 180 persone e all'aperto e negli esterni dell'oratorio della parrocchia. Invece, la seconda tranche di festeggiamenti saranno in corrispondenza della festa di San Luca Evangelista e per questi festeggiamenti, oltre, diciamo, alla festa religiosa, abbiamo in serbo un volume sulla propria vita della comunità, su quello che è accaduto in questi 50 anni, quindi sulla storia della parrocchia, la storia di Don Franco Petrucci, il primo parroco fondatore della comunità che recentemente ci ha lasciato, e tutto quello che ha riguardato la comunità nei 50 anni, dalla costruzione della prima chiesa fino alla costruzione della seconda chiesa nel 2001. E oltre a questo c'è una raccolta di materiale fotografico per la quale abbiamo chiesto la collaborazione anche dell'ISC Folignano Maltignano. La scuola, nella persona del preside e degli docenti, si sono rivelati molto collaborativi e per questo li ringrazio. E quindi, insieme al volume, ci sarà l'esposizione di una mostra fotografica che vuole proprio raccontare quello che in questi 50 anni è stato, quello che in questi 50 anni è avvenuto e come le persone pian piano, creando legami forti, hanno costituito questa comunità che, non perché ne sono il parroco, ma credo che sia una bella comunità. L'anniversario, come sottolineato anche da Don Francesco, cade nell'anno in cui Don Franco Petrucci, il fondatore e padre della comunità, dopo un periodo di malattia, se n'è andato con grande commozione di tutti. Pertanto, Don Franco verrà ricordato in ogni occasione.